Ecco gli ingredienti per preparare gli spiedini di broccoli colorati. Ci vorranno circa 1 chilo di broccoli colorati, io ho questi viola, quelli arancioni e quelli verdi. 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato quanto basta, pan grattato quanto basta, 2 uova, io userò anche della paprika, e sale quanto basta. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la Siamo pronti per preparazione. formare i nostri spiedini. Naturalmente i broccoli io li ho leggermente lessati. Adesso andiamo, utilizzerò questi bastoncini qui, questi lunghi, e andiamo a formare il nostro spiedino. Allora, infilziamo il broccolo e andiamo ad alternare i colori. Quindi io metterò un broccolo viola, un broccolo arancione, e un broccolo verde e andrò a ripetere con uno viola. Vedete che carino? Questa è anche una bella idea per invogliare i vostri bimbi a mangiare i broccoli. E continuiamo così con tutti gli spiedini. Ed eccoli qui, gli spiedini sono pronti, ne sono usciti 6. Adesso andiamo a formare la nostra panatura. Allora, in un vassoio rettangolare ho messo già il pan grattato, ora ci aggiungerò il parmigiano, il La nostra prezzemolo, paprika, quella forte, perché a me piace, quindi la metto, ma voi se cucinate per i vostri bambini potete anche non metterla. Ok. Ed è l'impanatura è pronta. Adesso in una pirofila andrò a rompere le vado ad uova. aggiungerci del sale E vado a sbatterle. Ho aggiunto anche un po' di parmigiano avanzato. Ok, una volta che è tutto pronto, possiamo andare a passare i nostri spiedini. Facciamo così. Prima nell'uovo, facendo aderire bene tutti i punti dello spiedino nel nostro uovo. Ok. Dopodiché lo passeremo nel pan grattato. Facciamo così. Ok. Perfetto, e vado a metterlo in teglia. Proseguiamo così con gli altri. Ed eccoli qui, i miei spiedini di broccoli colorati sono pronti. Guardate che carini, hanno fatto la crosticina in superficie, quindi sono pronti per essere gustati. Vi consiglio di provarli e di prepararli ai vostri bimbi, sono bellissimi e anche molto molto buoni. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta semplicissima vi sia piaciuta. Se provate a farle, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!